Allora, sto seguendo il seminario per la critica cinematografica. Finora ci sono stati quattro diversi relatori. Chi ama il cinema vuole vedere anche il corto, vuole vedere anche il documentario che di solito, soprattutto nelle sale di Bari, non arrivano. Il documentario dovrebbe essere una consuetudine al cinema, cioè ogni film dovrebbe seguire e precedere un documentario. Tutti i documentari in concorso sono abbastanza belli, quindi arriverò domani prima di decidere definitivamente il mio giudizio a riguardo. Dove devo guardare? Tu. Ma dopo hai di profilo? Vabbè. Niente, sono venuta qua per comprare dei biglietti per un film, Il passato è una terra straniera, solo che naturalmente non c'è posto, quindi. Non era per una volta in Puglia perché ho girato Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari proprio qua, a Bari. Vi ho seguito molto tramite internet nel giorno 1, giorno 2, giorno 3. Quindi so abbastanza del festival. Vi ho presentato Benni vive memoria di una generazione, la storia di Benedetto Petrone degli anni 70 a Bari. Oggi ho presentato con Marco Spagnoli il suo libro appena uscito, una raccolta di interviste che lui ha fatto durante gli ultimi 10 anni ad Oliver Stone. Stasera vado a Monopoli perché ci sarà un omaggio ad André, sarà presente la compagna di André Dorighezzi. Insomma, come violinista e come istituzione sento il dovere di essere presente. Mi è piaciuto Rocco Papaleo. Ho rivisitato un po' gli immigrati degli anni 50, no? Con Marcello Mastroianni. Damiano Russo, attore, barese, doc. Vivo a Roma, ma sono sceso apposta per questa manifestazione perché la trovo una cosa eccezionale. È una cosa magnifica. Sto facendomi una scorpacciata di film. Altre domande? No, ho sempre sognato, che so, Venezia, i film. Questa è una cosa totalmente positiva. I festival, che possono sembrare delle cose un po' superficiali, invece servono moltissimo per incontrarsi, ma non soltanto per i giovani, anche per gli adulti come me. Abbiamo un luogo deputato, diciamo, dove incontrarci un po' tutti. Ho già avuto modo di incontrare molti dei protagonisti di questa edizione, tra i quali Ettore Scola, ieri sera, e Tinto Brass. Credo che i baresi lo ricorderanno e lo desidereranno di nuovo, perché quando alzi il livello dell'offerta, poi non puoi tornare indietro. Per noi è un grande successo e anche una grande fatica, perché dietro le quinte è davvero laborioso. La sensazione che io ho avuto è che sia, cioè, un festival di cinema puro, fatto da persone che amano e conoscono il cinema. Vedevo stamattina le previsioni meteorologiche, diceva sole sulla Puglia, sole in Italia. Tutta l'Italia, cattivo tempo, sole sulla Puglia. Ecco che questo sia l'augurio anche del festival, sole sulla Puglia.